Buongiorno a tutti, benvenuti a questo programma e rubrica Stella della Missione. Come diceva poco fa Maria Pia, vogliamo con questa rubrica scoprire il visto della missione nel mondo. E oggi siamo in collegamento con il diacono Sebastiano Genco, presidente dell'Associazione Amici delle Missioni di Acireale, che ci condividerà che cosa si vive nella sua associazione. Buongiorno Sebastiano. Buongiorno a te Silvani e a tutti voi. Come stai? Bene, grazie a Dio. Allora. Abbiamo. Bene, bene. Come si impegnano gli amici delle missioni di Acireale nell'ambito della missione? Diciamo così che in 25 anni di vita dell'Associazione Amici delle Missioni, fondata da me e mai seguita da tanti laici, si è impegnata da sempre, innanzitutto tenendo presente che sono nostri fratelli e quindi se sono nostri fratelli dobbiamo dargli una mano per vivere meglio la loro vita. E come si impegna? Si impegna intanto andandoci un mese l'anno di presenza, quindi non facciamo le cose online ma di presenza. Poi ci mettiamo a disposizione dei missionari, ecco ciò che loro hanno di bisogno, ciò che loro sentono di fare per migliorare meglio la loro missione. E quindi siamo di supporto affinché loro possano fare del bene e farne di più, diciamo così, ai poveri che stanno in mezzo a loro. Ecco, quindi il nostro supporto è spirituale sia verso i missionari, ma anche verso coloro che noi incontriamo personalmente nei vari villaggi, in modo particolare della Guinea-Bissau. Quindi la parte spirituale, questo è molto importante. Poi abbiamo anche ciò che noi facciamo già da tempo. Ecco, per dirne qualcuna, costruzione di tanti, tanti pozzi. E poi abbiamo aiuto ai poveri, ai più poveri, ai disabili. Poi facciamo anche maternità, perché ancora in Africa si nasce sotto una capanna e quindi tante maternità, tante scuole. Aiutiamo tantissimi ragazzi a non rimanere sotto una capanna ma di andare a scuola e quindi essere qualcuno domani. Ecco, questi un po' sono gli aiuti che noi supportiamo i missionari e quindi loro possono fare molto di più di quello che diversamente potrebbero fare. Allora, solo in Guinea-Bissau avete iniziato oppure avete altri posti dove vivete questa esperienza di missioni? Beh, diciamo che in Guinea-Bissau facciamo il grosso della nostra opera e quindi ci andiamo anche personalmente. Però noi con la conoscenza di tanti missionari in tanti posti, per esempio in Congo, in Ruanda, in Nigeria, in Guinea-Bissau, va bene, l'abbiamo detto, è in Camerun, ma tanti altri posti anche in America Latina, ecco, abbiamo aiutato perché sono missionari che noi conosciamo, ci chiedono aiuto e noi li aiutiamo sempre, sempre in queste cose qui, scuole, pozzi, centri di salute, aiuto allo studio. Questo è quindi il nostro cuore, il nostro orizzonte è aperto a tutti, non solo in Guinea-Bissau. E vedo che siete molto impegnati a queste cose. E come arrivate a finanziare queste cose? Ci sono aiuti? Come si fanno per vivere questa vita di aiuto? Sì,
Bene, si fonda tutto sulla conoscenza e sulla veridicità delle cose che noi facciamo. Poi nella nostra associazione noi diciamo che diamo la possibilità a chiunque di fare un'esperienza forte. Non per forza debbono essere medici, infermieri o titolari o altri titoli, ma è tanta voglia di amare. Quindi le persone si accorgono che la sincerità c'è, le cose li vedono fatti in modo particolare molto svelti e quindi c'è una fiducia che dura, l'anno prossimo facciamo 25 anni, c'è questa fiducia che veramente noi facciamo le cose, ecco. E poi la fiducia personale con chi va anche. Ecco, c'è andato Gengo, c'è andato Enzo, c'è andato Salvo, c'è andato questo, quell'altro, hanno visto, veramente lo fanno, ed ecco che le persone che magari non potrebbero aiutarci, ecco che viene l'aiuto delle famiglie. Noi non chiediamo soldi a enti o che so io, no, no. Chiediamo carità alle persone che possono in qualche maniera farlo anche con sacrificio. Quindi sino ad oggi, grazie a Dio, la provvidenza non è mancata, in modo particolare dico in questi periodi di Covid, che noi abbiamo mandato tante, tante soldini per comprare il riso, perché in Africa si muore di più per la fame che non tanto per il Covid. Allora, così vedo che siete nella gioia di condividere questa esperienza bella della missione. E come si ritrova tutti questi dopo, quando hanno ricevuto aiuto, come si ritrovano? Sono contenti? Ringraziano? Oppure come sono? Indifferente? Come sono? Non sanno come ringraziarci e noi siamo ben felici di fare queste cose perché? Perché sono nostri fratelli. Allora perché diciamo di essere cristiani? Di essere già uomini solidali verso coloro che ne hanno bisogno. Loro non hanno parole come ringraziarci perché non capiscono come mai noi che andiamo lì facciamo e le cose molto necessarie per loro e noi non chiediamo niente, gli diciamo solo un bel sorriso, gli diamo un bel sorriso e diciamo vi vogliamo bene. Questa è la cosa più bella che ci gratifica e ci dà tanta forza per continuare questa opera che il Signore ci ha messo nelle mani di portare avanti. Sono tanti i missionari che noi aiutiamo. E anche i missionari si meravigliano, diceva un padre missionario della Guinea ultimamente, io ho fatto tante domande ma non ci ho avuto nessuna risposta. L'ho detto a voi e già subito mi dite di sì. Ecco, noi siamo quelli che diciamo di sì e facciamo di tutto per dire di sì, perché ci chiedono cose indispensabili, cose che non possono vivere. Una lettera, beh, diciamo così, tante richieste, ecco, non mi prolungo. No, sì. Bello. Allora, come altre associazioni vi vedono vivere questa realtà missionaria e come apprezzano questo? Pensano di venire oppure aspettano ancora qualcosa? Beh, noi diamo, ci resta soltanto quello di dare testimonianza. Testimonianza che se si vuole fare qualcosa ed è naturalmente per amore umano e spirituale, perché sono come due ali. Se non si hanno due ali non si può volare. Quindi a noi ci resta di dare testimonianza e ci auguriamo che tante persone che sono buone, ce ne sono tante, possono fare quello che facciamo noi e superare quello che facciamo noi. E questa è la testimonianza che vogliamo. Non è io solo, no, no. Ci auguriamo che tante persone possano capire e andare fuori da se stessi per avere un po' di gioia, perché tutto questo ci porta una gioia indescrivibile. E quindi noi non abbiamo nessuna intenzione di non andarci più, non fare più quello che facciamo, ma che tanti altri ci possono seguire con questo metodo che abbiamo noi o altro. L'importante è amare chi sta vicino e chi sta lontano. Bellissimo, perfetto. Io
Ti ringrazio, fratello, per questa disponibilità. Io penso che la tua testimonianza è già un segno di invitare gli altri a essere sensibili alla povertà e sensibili alla difficoltà che vivono gli altri. È così che viviamo la missione, è così che può essere ancora la presenza di Cristo che salva. La presenza, come hai detto tu, andate prima in modo spirituale. Allora, alla fine, qual è il messaggio puoi dare a tutti noi che seguiamo questo programma? Volete essere felici? Uscite fuori da voi stessi. Andate da quelli che hanno più bisogno. E vedrete che la gioia nel cuore vi toccherà. Bellissimo, questo è il messaggio. Grazie. Del Papa, del messaggio della Chiesa, il messaggio di Padre Pio, che ci invita sempre ad amare e ad aiutare gli altri che sono nel bisogno. E penso che questo è l'invito proprio per vivere la missione, di essere missionari dove siamo. E penso che questo esempio che voi mostrate al mondo ci aiuterà sempre a essere testimoni di Cristo. Grazie. Grazie, grazie. Beh, Sebastiano, avrei anche voglia di chiedergli, perché ci sono tante domande in 25 anni di collaborazione che si potrebbero fare, se è ancora con noi, mi sembra di sì, sì, che sta ascoltando. Ci può raccontare una storia che è durata tanto, un filo ininterrotto di una singola persona oppure di una famiglia, che sia particolarmente significativa, esemplare della vostra unione tra italiani, Sicilia, il che significa tutto il mondo del Mediterraneo, e Africa? Beh, mi viene da dire che questa continuità di 25 anni e la dice lunga, perché noi non tanto guardiamo una o l'altra famiglia, guardiamo il bisogno di quella famiglia. Vi posso dire, per esempio, a proposito dei disabili, una ragazzina mancante la gamba destra, l'abbiamo portata con tanta burocrazia a Valencia, gli abbiamo fatto fare la protesi e ora va con i pattini, che sembra una pazzerella. Come tante famiglie che prima stentavano a vivere, ora grazie a Dio vivono benino. Una signora, per esempio, che io per la prima volta l'ho visto gattonare, che mi ha fatto molta impressione, ecco, c'è la carrozzella, la seguiamo ogni anno, l'andiamo a trovare. Sono piccole cose. E poi la nostra continuità è, non ci fermiamo noi nel singolo villaggio, noi andiamo in tanti villaggi, però questo sempre con i missionari, no? Con i missionari è tanta difficoltà anche arrivare in questi villaggi, però noi diciamo sempre, noi dobbiamo andare in posti dove nessuno si sogna mai di andare, e lì abbiamo, per esempio, abbiamo fatto una scuola 2 anni fa, dove veramente era in mezzo alla foresta. Bene, una scuola per 400 ragazzi, e quest'anno abbiamo visto che ognuno di loro avevano il diploma, erano vestiti a festa, e praticamente tutte queste cose qua, come una continuità di beni, no? Tantissime, come ho detto, un centinaio di pozzi che ora non fanno più chilometri e chilometri i ragazzi per andare a prendere l'acqua. Quindi sono tantissimi episodi che ci vengono in mente, che veramente tantissime. Guardi, le dico una cosa: una ragazzina della Guinea-Bissau ha rappresentato la Guinea-Bissau all'ONU. Ecco, anche questo è una perla, è una cosa in più. Noi giustamente salviamo il messaggio che avete dato, grazie Sebastiano, grazie soprattutto naturalmente a Peggy Sylvain, che ritroveremo venerdì prossimo per la sua rubrica, perché ci hai fatto concludere con grande gioia, con grande spirito di chiesa autentica. Grazie. Grazie mille, grazie.